Bravo, lunedì a Tunisi per cercare di siglare un accordo. Intanto un documento che è stato presentato al Ministero dell'Interno con delle proposte. Tra coloro che hanno presentato questo documento, l'onorevole Nino Foti del Popolo della Libertà, al quale diamo il buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera e grazie di aver accolto il nostro invito qui su Radio Yes. Delle proposte sono arrivate proprio da lei, insieme con l'onorevole Germanà ed altri suoi colleghi, proposte per cercare di risolvere le criticità che stanno investendo l'isola di Lampedusa e a questo punto gran parte del Sud Italia. Sì, è un'emergenza che anche se le aspettative davano numeri elevatissimi, nessuno poteva immaginare che dopo nel merito potessero esserci tutte queste variabili, compreso il fatto che probabilmente noi abbiamo già nel nostro territorio delle persone rase, delle persone che sono potenzialmente terroriste e che sono adesso libere di circolare nel tessuto. Sì. Nazionale, quindi un'interpellanza urgente perché ci siano delle misure più ristrette fra le proposte, anche quella di quella tecnica semplice di prevedere, così come è avvenuto, che ci siano delle recinzioni sì. più alte, ci sono degli apparecchi particolari che possono permettere di ridurre questo danno. In questo momento andrà distribuito per tutto il paese. Certo, delle misure che possano essere, diciamo, tecniche e rapidamente fattibili in questo senso per cercare di tutelare da eventuali infiltrazioni, come si era parlato, di carattere mafioso, perché anche di questo si era parlato nella fase iniziale di questo esodo. Sì, ci rendiamo conto che dell'aspetto umano e noi italiani ne siamo consapevoli, avendo avuto la più grande diaspora dell'emigrazione che ci sia in Europa, quella dei primi del Novecento. Ma questa è un'altra cosa, è una fuga quasi da fine del mondo, perché la gente si è associata insieme, chi ha veramente bisogno, chi è rifugiato politico, chi è clandestino per bisogno, anche questo è comprensibile, ma chi si inserisce, come capite, è molto più forte, abile. Immaginate chi è evaso, si parla di 11.000 evasi solo in Tunisia. È più facile per un evaso entrare in un barcone che una famigliola con due o tre bambini o delle donne che scappano per motivi per migliorare la loro condizione economica. Quindi il governo italiano deve essere molto attento, e la cosa non è semplice, quindi c'è necessità, e lo ha fatto questa sera Berlusconi, che ha parlato col Presidente dell'Unione Europea Barroso, perché ci sia un sostegno su scala europea, ma noi intanto ci siamo e dobbiamo provvedere con i mezzi che abbiamo in dotazione, e sembra che ce ne siano. C'è uno strumento denominato tecnicamente concertina che intanto riguarda l'aspetto di non fare uscire da questi campi prima dell'identificazione tutti i certo. immigrati, insomma. Tra l'altro questa sarà l'ultima notte per gli immigrati tunisini sull'isola di Lampedusa, perché proprio in questo momento è arrivata un'agenzia che il commissario di polizia Empoli li ha incontrati alla stazione marittima. Domani mattina il tempo dovrebbe migliorare, quindi la nave potrà attraccare dopo un'attesa di 24 ore. È stata accolta da un'ovazione anche dagli stessi tunisini, che erano stati scettici fino a questa sera sulla partenza. Comunque io ritengo che le proposte che negli scorsi giorni sono state avanzate su un quotidiano nazionale siano quelle di istruirli. Noi siamo il paese forse più preparato nel settore della microimpresa, della piccola impresa, avendo il 95,6% di microimprese sul totale. Quindi fare una task force, peraltro supportata con fondi previsti dall'Unione Europea, per formare tanti giovani, visto che la prevalenza sono giovani, questi dei paesi del Maghreb, a lavorare nel loro paese, e che probabilmente questo potrebbe avere anche un ritorno economico nel futuro prossimo, anche per la nostra Italia, il nostro Mediterraneo, ma soprattutto il nostro Sud. Io parlo perché eletto in Calabria, quindi c'è una necessità nel nostro Mezzogiorno di avere scambi più proficui con questi paesi che al momento soffrono.
Senta, onorevole, volevo chiedere questo. Io penso che siamo d'accordo tutti sul fatto che questa è una situazione difficile da gestire e che l'Europa non può lasciare l'Italia da sola in questo senso. Però la domanda è questa. Come ha anche ricordato lei all'inizio del suo intervento, questa era una situazione ampiamente prevedibile. La domanda è questa: come mai tutte queste difficoltà da parte del nostro paese a fronteggiarla proprio nei primissimi momenti? Vedi l'esplosione del caso Lampedusa e anche diciamo il fatto di incontrare difficoltà a collocare queste persone nel resto d'Italia. Poi alla fine sicuramente si arriverà a farlo, però l'impressione che ne abbiamo ricavato è di una grossa difficoltà a realizzare questo piano. Come mai? Guardi che molto spesso quello che noi abbiamo costruito in questo paese, che sono questi lacci, lacciole, freni a mano tirati, che significa burocratismi di Stato e non solo della pubblica amministrazione, impediscono quello che vuole essere l'intervento celere, e il Presidente Berlusconi e il suo governo ne hanno avuto prova nelle varie vicissitudini, soprattutto in quella abruzzese del terremoto, in quella di Napoli. Noi abbiamo dovuto legiferare in Abruzzo, addirittura due decreti legge che sono stati trasformati dal Parlamento, lo stesso per gli aspetti che riguardavano Napoli, le vicende dell'immondizia e tant'altro, proprio perché non era consentito un processo immediato, rapido, così come ogni cittadino vorrebbe. Quindi molto spesso non si conoscono quelli che sono i vincoli che purtroppo sono stati creati dal continuo legiferare, fare regolamenti, da organismi che si sovrappongono, da intese, richieste, perché alcuni atti possono essere compiuti. Per cui ecco perché l'intervento del Presidente, quando avviene, deve essere inteso come chi vuole superare questo, ma non è semplice, certo, non è sempre stato così. Certo. Bene. Onorevole, noi la ringraziamo molto di essere intervenuto nella nostra trasmissione e poi seguiremo gli sviluppi della vicenda nei prossimi giorni. Grazie a voi e buon ascolto. Grazie all'onorevole Nino Foti del Popolo della Libertà. Con questo noi siamo quasi per fermarci.